E cominciamo, amici, questo nostro Cibus edizione numero 17 dallo spazio espositivo del Centro Veneto Formaggi. Siamo in compagnia e diamo il benvenuto a Gabriele Toniolo. Allora, qui oggi, proprio in esclusiva, tra poco assisteremo al taglio di che cosa? Di una forma speciale. Guardi, è da tanto che lavoriamo per questo appuntamento. Taglieremo oggi la prima forma di bastardo di vacca burlina. È la forma numerata numero 1 e abbiamo aspettato la 17ª edizione del Cibus proprio per presentarla al nostro pubblico. Allora, che cos'ha però di particolare questa forma? Come mai avete proprio, insomma, deciso questa occasione, questa vetrina molto importante per tagliare questa forma? Sì, perché è da anni che lavoriamo per la razza della vacca burlina, che era la mucca che avevano i nostri avi morlacchi quando producevano il vero bastardo e morlacco della Piedemontana del Grappa. Quindi penso e spero di riportare nelle tavole degli italiani i vecchi sapori di un tempo. Frutti di un territorio. Allora, io leggo proprio questo che è diventato un marchio, se non sbaglio. È un marchio che identifica la qualità e la peculiarità dei prodotti tipici veneti. È una filiera certificata dove il consumatore è garantito che il formaggio che acquista col marchio Frutti di un Territorio è trasformato esclusivamente con latte veneto e da maestri casari che si avvalgono delle dettanze di un tempo. Come mai è importante essere presenti ad una vetrina come il Cibus di Parma? È importante per far vedere che ci sono ancora aziende che lottano per la qualità e la salvaguardia del territorio italiano e veneto soprattutto. A me sembra che lei sia davvero orgoglioso di questo percorso fatto, però vogliamo parlare anche di futuro. Ecco, lei che cosa si augura e quali sono i progetti che vi date? Guardi, il futuro anche con la crisi che c'è adesso, però per la tipicità dei nostri prodotti lo vediamo abbastanza roseo. Abbiamo presentato tutti i nostri formaggi al Cibus perché rispetto di tanti noi lavoriamo esclusivamente per la salvaguardia del nostro territorio. Grazie a Gabriele Toniolo e insomma in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie. Amici, beh, io l'ho appena assaggiato, ma forse anche i signori che ho qui al mio fianco l'hanno fatto. Bruno Bernardi, direttore di Aprolav, e il signor Canella, Gianni Canella, presidente e direttore di Supermercati Alì. Allora, l'ha assaggiato com'è? Molto buono, è un prodotto fresco, un prodotto molto gustoso, un prodotto che sicuramente troverà il favore del pubblico, un prodotto sul quale abbiamo lavorato molti mesi. Anzi, possiamo dire che siamo partiti col progetto dallo scorso anno, un grazie alla Regione Veneto che ha partecipato a questa iniziativa, un'iniziativa per salvaguardare e valorizzare la vacca burlina, che è una razza autoctona della Piedemontana del Grappa. Allora, quante forme più o meno saranno prodotte di questo formaggio? Avete allora, già abbiamo un'idea? Appena iniziato, adesso verso i primi di giugno ci sarà una prima uscita dal magazzino di un migliaio di forme che coincidono anche con il momento che i malghesi vanno su in Malga. E lo stesso molto probabilmente faremo nel primo autunno quando i malghesi ritornano e quindi ci sarà un'uscita di altri migliaio di forme. Siamo partiti solamente con un paio di aziende agricole, adesso cercheremo di ampliare in base anche alle richieste della grande distribuzione e qua dobbiamo fare un plauso e un ringraziamento agli Alì Supermercati, che è stata la catena del territorio, diciamo, del Veneto, che ci ha creduto a questo progetto ed ha partecipato a questa filiera. Visto che ce l'abbiamo qui e glielo domandiamo, allora come mai avete deciso di credere e di investire, insomma, in un prodotto come questo? Perché noi come gruppo Alì, noi abbiamo la maggior parte dei nostri punti vendita sono nel Veneto. Siamo una famiglia locale del territorio, di conseguenza noi vogliamo puntare su questi prodotti che sono veneti. E quindi questo prodotto è perfetto, e quindi chilometri zero, un prodotto esclusivo, è buono anche perché l'abbiamo appena assaggiato. Esatto, l'ha assaggiato con... Sì, molto buono, molto buono. Bene. Allora io ringrazio i miei ospiti, grazie mille, e qui dallo stand del Centro Veneto Formaggi è tutto, ma il nostro Cibus continua. Grazie. Hai perso.